Il rigore del Verona si doveva ripetere. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Ebbene sì, amici bianconeri, anche amici milanista, anche amici che vogliono il calcio pulito, anche tutti gli amici che sono stufi di questo VAR a senso unico. Il rigore del Verona era da ripetere. Ora vi mostro le immagini perché i piedi di Sommer erano avanti la linea di porta prima ancora che il giocatore del Verona calciasse. Prima di andare a vedere questa immagine, di commentarla, commentare per bene quello che è successo ieri con un'ennesima vergogna, amici, vi invito come sempre, iscrivetevi al canale perché è gratis. È un obiettivo ormai che ho messo in tavola, 10.000 iscritti, ma per arrivare a 10.000 iscritti solo grazie a voi. Io sono sempre qui a difendere la Juventus, a parlarvi della Juve, ma quando parlo di difendere Juve, anche mostrando delle immagini che hanno favorito l'internazionale, è difendere la Juve di ogni attacco, perché oggi la Juve merita il primo posto e non il secondo posto, e non come loro i campioni di Invarno. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, ladies and gentlemen, madame e messieurs, e signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Questa qua è l'immagine. Come vedete bene, prima che il calciatore del Verona calciasse il penalty, calcio di rigore, Sommer ha già i piedi avanti la linea. Quel calcio di rigore è da ripetere perché la regola dice: se la palla viene messa dentro la rete del gol, il rigore non si ripete perché il portiere non ha usufruito di vantaggio. Ma se il giocatore sbagliasse il rigore, come nel caso del Verona, il rigore è da ripetere. Ma non è una regola perché Inter Verona, questa è una regola per tutta la Serie A. Ma evidentemente non è stata applicata ieri. Ma ieri, signori miei, quello che è successo ormai non è vergognoso, cioè, perché questa qua non è una vergogna, questo ormai è praticamente l'annullamento del calcio italiano. Io non so ancora con quale voglia la Federazione Italiana Gioco Calcio voglia continuare a prendere ancora in giro tanti tifosi, perché io da tifoso mi sento preso in giro. Cioè, se ancora dobbiamo andare avanti a seguire questo calcio in queste condizioni, io dico che è impossibile, perché per le inseguitrici c'è solo un obiettivo, il secondo posto. Il primo posto è intoccabile. Perché dopo che tu convalidi il duolo dell'Inter da annullare, perché sappiamo che da annullare la gomitata di Bastone l'abbiamo vista ieri in un video ed è netta. Se l'ha presa in faccia o non l'ha presa in faccia, questo qua è un altro paio di maniche, ma la gomitata l'ha data. E quello è calcio di punizione, tu annulli il gol. Come hai annullato il gol alla Juve contro l'Atalanta, fallo di Steiner su Gomez? Io non lo dimentico. Come annullate il gol alla Juve contro il Verona? Che il signor Faraoni prima muore, sviene, poi risuscita? Ebbene sì, e il gol è annullato. Io non capisco perché qui il gol non è stato annullato. È un enigma. Come ha detto ieri il direttore del Verona, cosa ha detto? Ma non è che forse c'è una forza al di sopra del VAR? Non lo so, non lo so. Però questo campionato ha perso tantissima credibilità perché le parole del direttore del Verona sono state dure, hanno lasciato, come dire, un alone di sospetto. Qualcuno al di sopra del VAR decide. Ma chi decide al di sopra del VAR? Chi è che decide al di sopra degli arbitri, del VAR, dell'AIA, della FIGC? Non lo so, saranno gli extraterrestri? Io un'idea ce l'ho. Ma non la voglio dire, me la tengo per me, tanto voi sapete al di sopra del VAR. Se c'è qualcuno, chi può essere? Però onestamente, signori miei, amici bianconeri e amici del calcio soprattutto, questo Champions, io lo chiamo Champions, non si può più vedere. Perché qui ormai tutti i tifosi sono in rivolta, non solo quelli del Verona, quelli del Napoli che hanno subito danni, del Lecce che hanno subito danni, la stessa Juventus che ha subito danni, non ne possiamo più. Si dia una svegliata alla FIGC. Perché il girone di ritorno non può continuare così. Io avevo chiuso col mio dossier dove evidenziavo gli errori arbitrali a senso unico. Mancava l'ultima giornata. L'ultima giornata avete visto com'è finita, ma si sapeva come doveva finire. 2-1 dell'Inter irregolare convalidato.
Il calcio di rigore del Verona andava ripetuto perché Sommer aveva i piedi davanti. Invece no, l'Inter vince 2-1, ma una cosa ancora molto più vergognosa. Molto più vergognosa. Al rigore sbagliato del giocatore del Verona, il signor Acerbi e il signor Di Marco vanno ad esultare in faccia al giocatore. Un giocatore disperato che sbaglia il rigore al centesimo minuto, gli ridete in faccia. E voi siete nazionali italiani! Vergognatevi! Vergognatevi! Spalletti non dovrebbe più convocarvi perché avete fatto pena ieri quando vi siete messi ad urlare di fronte a quel ragazzo che ha sbagliato il rigore. Questo non è, no, questo non è come dire sinonimo di forza, sinonimo di invincibili. Questo è veramente ignoranza, ignoranza, signori miei. Ma ragazzi, purtroppo quando tutte le cose gli vanno bene, quando gli concedono di tutto, quando è possibile fare di tutto e nessuno vede niente. E allora, di quale calcio stiamo parlando? Vogliamo parlare di Barella? Quando viene fischiato un fallo, Barella prende la palla con le mani, la calcia con i piedi verso la curva perché si arrabbia, protesta e non viene ammonito. Forse perché Barella è diffidato. Ragazzi, tante cose non tornano. Tante cose non tornano, credetemi. Qualcosa non va assolutamente. Perché quella del VAR di ieri, di non vedere questa gomitata, è grave. È grave, non è una svista, signori miei, perché se voi avete visto il non fallo di Kenny su Faraoni, come fate a non vedere il fallo di Bastoni sul giocatore del Verona? Ragazzi, io metto un velo pietoso, però vi dico la verità, la passione sta scemando veramente, perché questo calcio ci sta portando ad essere così. Vi ho fatto vedere, vi ho mostrato il rigore che doveva ripetersi, ma evidentemente non aveva forse il coraggio. Il VAR ha detto: già ho fatto tanto, che vi ho dato il rigore. Forse obbligato a dare il rigore perché il rigore non è netto, però il 2-1 non è assolutamente un gol da convalidare. Sempre in questo campionato due pesi e due misure. Amici bianconeri, amici del calcio, se la pensate come me, che questo sistema vuole portare la seconda stella di cartone sotto la Madonnina, pensate veramente come me, siete d'accordo? Lasciate un like, commentate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Voi fatemi raggiungere questo obiettivo dei 10.000 iscritti. 10.000 iscritti, solo grazie a voi, e la mia voce sarà sempre in primis a smascherare queste vergogne. Fino alla fine, forza Juventus, e fino alla fine di questo calcio che ormai ha perso credibilità. Leggete il mio labiale, questo calcio ha perso credibilità. Ossa benedica a tutti, picciotti. Me ne vaio. Ciao.